Salve a tutti, benvenuti sul canale Guadagnare con i Siti. Oggi vi voglio parlare dello scandalo che ha colpito la Banca Popolare di Bari, la quale ha visto sparire e andare in fumo i risparmi di parecchi italiani del sud Italia. Molti giornali ne parlano. Non si sa perché in televisione invece la notizia sta passando un po' in sordina, però la cosa certa è questa, che esplosa la rabbia tra i risparmiatori e nel frattempo questa protesta di circa 70.000 risparmiatori si è spostata davanti alla sede centrale dell'Istituto di Credito ormai commissariato a Bari. Un'altra protesta invece è scoppiata davanti alla Banca d'Italia per urlare con il megafono dove sono e dove erano gli organi di vigilanza e cosa faceva Banca d'Italia nel momento in cui la Banca Popolare di Bari operava. Tra le tante azioni che gli vengono poi, diciamo, contestate sono la vendita di prodotti rischiosi a persone che non avrebbero o non avrebbero dovuto acquistare quest'ultimi, perché praticamente gli sono stati rifilati, tra virgolette, in modo non del tutto chiaro. Quindi le regole, diciamo, sono state non del tutto rispettate, oppure questi prodotti venivano venduti sotto forma di altri prodotti, facendo credere alle persone che invece non erano prodotti rischiosi. Per cui bisognerà verificare con grande attenzione le istituzioni, se le istituzioni proposte a garantire il rispetto delle regole hanno fatto il loro dovere e hanno agito correttamente. Tra cui si mette in grande discussione Banca Italia. Ultimamente solo la Sette, in un'intervista nella trasmissione Piazza Pulita, c'è stato un intervento di Roberto Gualtieri che praticamente diceva che queste polemiche che hanno investito Banca Italia, la quale viene accusata di non aver esercitato correttamente la sua funzione di vigilanza, bisognerà praticamente fare un po' di chiarezza e valutare fino in fondo se ci sono state messe in atto tutti i controlli e tutte le azioni possibili per far sì che quello che è successo no, non doveva succedere. Intanto il numero uno dell'Istituto di Credito, Jacobini, sarebbe indagato per corruzione. Questa è una notizia certa che è arrivata da poco, perché è stato raggiunto da un avviso di garanzia con l'accusa di corruzione, per cui deve restare a disposizione delle autorità per chiarire esattamente quella che è la sua posizione. Io adesso voglio fare una piccola riflessione su questa vicenda, perché mi dispiace per questi poveri risparmiatori, per questa gente che ha visto praticamente i risparmi di una vita, di tutta una vita, andare in fumo. Questo perché, anche se c'è sui loro depositi un'assicurazione che, diciamo, copre dai rischi fino a 100.000 euro, però ho visto gente che aveva depositato sul conto parecchi soldi, anche 200-300.000 euro e anche più. La domanda che mi sorge è la seguente: ma hanno mai pensato di prendere questi soldi e diversificarli?
non dico investirli o ma anche se avessero pensato di investire su altro o altri conti deposito oppure semplicemente diversificare in vari modi questi soldi per ridurre il rischio ed avere non avere tutto in una sola banca. Non gli è mai venuta questo dubbio, non si sono mai posti, diciamo, la domanda di andare su Google e vedere un attimino dove avevano tutti i loro risparmi, questa banca, se fosse sicura, se nel tempo stesse operando nelle regole, perché già nel 2010-2011 se ne parlava che praticamente c'era stata un'inchiesta in cui parecchie cose non andavano bene, non quadravano. Quindi il consiglio che io posso dare ai risparmiatori è sempre quello di diversificare. Poi questo scetticismo che c'è sulle banche online, quando poi noi sappiamo che anche le banche fisiche, nel momento in cui noi depositiamo i nostri soldi in queste banche, tutti i capitali esistenti non sono cartacei, ma sono dei conti gestiti online. Per cui la dobbiamo smettere di pensare come ai conti online come un qualcosa di truffaldino. Per esempio, già da qualche anno sto depositando delle piccole somme sia su Bondora, su Mintos, piattaforme online che ti consentono di diversificare su dei prestiti che si chiamano peer-to-peer lending. Attualmente le ritengo delle soluzioni veramente valide per diversificare e investire. Però ce ne sono e ce ne saranno tante altre, per cui non sto qui ad elencarle. Se vi va di vedere come investo io i miei soldi, basta guardare uno dei miei video dedicato agli investimenti, questa rubrica che faccio mensilmente dedicata ai miei investimenti. Vi invito a guardarli se vi va. Detto questo, non mi voglio dilungare più di tanto. Mi ero promesso che questi video queste piccole pillole sarebbero durate meno di 10 minuti, per cui voglio chiudere e lascio a voi le considerazioni da fare. Se vi va di rimanere aggiornati sui prossimi video, iscrivetevi, lasciate un like se il video vi è piaciuto. Vi saluto e vi rimando al prossimo. Ciao!